Adesso torna ai nostri microfoni, naturalmente ci fa molto piacere, lo sentivamo dallo scorso anno, c'è stata una nostra pausa, l'ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris, buongiorno, ben trovato. Grazie, buongiorno. Come stai innanzitutto? Bene, bene, grazie. Tutto bene. Allora, io inizierei questa nostra chiacchierata chiedendole, un po', cioè, c'è una polemica che i quotidiani oggi riportano, perché abbiamo smesso di occuparci dell'elezione del Presidente della Repubblica, abbiamo smesso di occuparci di questioni legate interne ai partiti, la Lega, le frizioni del centrodestra, poi il 5 Stelle, adesso ci concentriamo su chi deve spendere i soldi, mi sembra questo un po' l'orientamento anche dei quotidiani nazionali. E c'è una polemica forte per un fuorionda del suo amico Beppe Sala, sindaco di Milano, che ha detto, beh, insomma, in sintesi ha detto i soldi gliene diamo troppi al sud, poi non li sanno spendere. Io non è proprio così quello che ha detto, però insomma il concetto è questo qui. E ha risposto la Carfagna dicendo no, insomma l'investimento nel sud è un investimento anche per il nord. Lei che cosa ne pensa di questo? Ma ci sono varie questioni. Una prima, che noi stiamo discutendo ormai da 2 anni di PNRR, addirittura mi ricordo dall'inizio della pandemia, io ero ancora sindaco, e ancora non è arrivato nulla. Quindi c'è un primo tema, questi soldi arriveranno quando arriveranno. Il secondo, dove saranno destinati, chi li gestirà e a che opere pubbliche andranno a riferire. Perché io mi auguro che sia una grande occasione per ridurre disuguaglianze geografiche, sociali, infrastrutture utili, una sanità diversa, trasporti diversi. Non mi sembra che sinora sia cambiato nulla, basta vedere la situazione della sanità in questi 2 anni di pandemia. Detto questo, io non sono d'accordo con ovviamente la chiacchierata che Sala Fontana, perché è assolutamente doveroso che la maggioranza dei fondi vadano al Mezzogiorno d'Italia proprio per ridurre discriminazioni e disuguaglianze, e non è nemmeno vero che al sud sempre si spenda peggio e meno. Io voglio ricordare, Corrado Gabriele, che negli anni in cui sono stato sindaco, Napoli è stata prima per capacità di spesa dei fondi europei. Il problema semmai si pone, questo è il tema di Sala, che dice noi progettiamo e spendiamo meglio, si pone con alcune aree del Mezzogiorno, dove c'è poco personale, pochi tecnici, pochi progettisti, allora là lo Stato deve dare una mano per l'attuazione del PNRR, quindi è giusto che i soldi vadano soprattutto al sud, anzi in parte ce li hanno già scippati rispetto alla previsione originaria. C'è però un tema, no? Che il PNRR finanzia gli investimenti, ma noi abbiamo anche un problema al sud poi di capacità di gestione ordinaria, perché poi apri 10 asili nido, ma poi quegli asili nido li devi tenere aperti, cioè devi pagare le utenze, pagare il personale, e i bilanci ordinari fanno un po' fatica. Allora le chiedo, non c'è il rischio di fare una corsa agli investimenti senza che poi ci siano le risorse ordinarie per gestirli effettivamente poi i risultati di quegli investimenti? Ma questo è un tema molto giusto, però sono due campi, come ha detto lei correttamente, diversi. Il PNRR è quella grande opportunità, tra virgolette storica, di poter fare delle cose che non si sono mai fatte. Poi c'è il tema dei fondi ai comuni, dell'assenza di risorse ordinarie, di leggi sbagliate, di tagli che sono arrivati nel corso degli anni, anche di incapacità amministrative e politiche in alcuni casi, quindi bisogna andare di pari passo, altrimenti il rischio è che tu realizzi, dico per dire, un ospedale e poi non metti politiche in campo per assumere giovani infermieri, fare assistenza domiciliare, ricostruire la medicina territoriale. Questi signori che oggi per capirci stanno gestendo il PNRR sono anche gli stessi che in 10 anni hanno tagliato 37 miliardi della sanità per mettere 37 miliardi nella fornitura di armi. Quindi bisogna anche capire chi sarà il dottore politico, tra virgolette, che gestirà questa fase, perché se sono gli stessi, qualche dubbio che l'occasione possa essere persa a me viene. Ecco, questa è un po' la. E poi ci sono disparità, no? Di trattamento, sì. Nel paese, per esempio, che si osservano anche con le decisioni, ma questo ce l'ha, insomma, ci ha abituato a farlo il Presidente della Regione, perché oggi, no, lo ricordavamo, entra in vigore la cancellazione dell'obbligo della mascherina all'aperto. Sì. Mentre invece in Campania dobbiamo tenerla. Lei se la terrà la mascherina all'aperto questa mattina? Guardi, questa è la tipica decisione di chi deve dare fiato ai polmoni per dimostrare che esiste e che quindi si parli di lui. È davvero una decisione che non so
se più ridicola, più politicamente stupida, più inconcludente, che fa anche male dopo 2 anni di pandemia. I cittadini non sono burattini e polli da batteria. Ormai tutti hanno compreso bene di che stiamo parlando e che cos'è il virus. La decisione del governo è assolutamente saggia. Mascherine all'aperto no, salvo in casi eccezionali di assembramento e altro, invece sì, nei luoghi che ci è stato spiegato. Ma al di là di quello che ci dice il governo, ormai i cittadini hanno ben compreso quando utilizzare la mascherina e quando non utilizzarla. Questa decisione del Presidente della Regione è davvero, secondo me, incomprensibile ed anche inaccettabile per certi aspetti. Due questioni che riguardano la città di Napoli, la Movida e poi le elezioni di Città Metropolitana, però prima davvero in un minuto vorrei il suo parere, il suo punto di osservazione, visto che adesso è scarico di peso istituzionale, quindi sicuramente avrà avuto un po' di più tempo per leggere un po' e osservare la politica. Ma questa vicenda del Movimento 5 Stelle come la vede? Che sbocco potrà avere? Ma io credo che Grillo vuole trovare la soluzione migliore per ripartire, perché i 5 Stelle ormai hanno perso la loro carica innovativa di rottura del sistema, di cambiamento, perché governano con tutti, sono stati finanche con Berlusconi, oltre che con Renzi, col PD, con Salvini, hanno perso quella carica di rottura del sistema e di voglia di cambiamento. Adesso devono trovare un modo per non uscire dalla voglia di poltrona che tanto, diciamo, ha affascinato molti di loro, no? Basta vedere l'involuzione di cambiamento da questo punto di vista che hanno avuto Di Maio e tanti altri, ma dall'altro anche di dimostrare al loro elettorato che loro vogliono ritornare alle cosiddette origini del movimento. E quindi potrebbe essere che una torsione verso Conte di Battista, per capirci, può essere una di quelle modalità per dire: guardate, noi stiamo qui, siamo una forza ormai matura, responsabile, cresciuta, ma non perdiamo la nostra voglia di essere diversi ed alternativi. Però in politica poi conta la coerenza, la credibilità, i fatti e non più solo le parole. Tema Movida, sindaco, la chiamo ancora sindaco perché mi pare che il titolo non si perde mai, diciamo, è un po' come quello di presidente, di onorevole. Allora, sindaco, c'è il sindaco attuale però che sulle pagine del Mattino dice una cosa sul tema della Movida, l'abbiamo già affrontato, però dice una cosa, dice: noi siamo chiamati a intervenire in questo momento in una città che negli ultimi anni ha vissuto una deregulation che ha determinato una situazione esplosiva per concentrazione di locali e per mancanza di orari. Mi pare di capire, se ho capito bene, che Manfredi dice in qualche modo che è colpa sua, cioè la situazione che ha trovato è una situazione esplosiva. Lei come risponde? Ma guardi, è legittimo che un sindaco possa criticare, possa anche cambiare. Io per la verità dopo 4 mesi non ho ancora capito qual è la visione di città di Manfredi, perché un giorno dice una cosa e il giorno dopo un'altra. Pensate al lungomare, dove ha cambiato idea più volte. Le cose che lui sinora ha fatto, sia di personale amministrativo, di gestione, anche di quelle cose che si vedono in città, sono il frutto del nostro lavoro. Sulla Movida noi avevamo trovato un punto di equilibrio che andava sicuramente migliorato, cioè quello di una città piena di vita, di giovani, di locali che aprivano, però anche quello di garantire orari, garantire vivibilità e sicurezza. E poco prima che arrivasse la pandemia noi avevamo anche previsto un'ulteriore pedonalizzazione di aree di Chiaia, per capirci, del centro pulsante di Chiaia, con però una riduzione progressiva degli orari di lavoro in modo di garantire più vivibilità, più tranquillità, più attività culturali e commerciali, ma anche più quiete agli abitanti. Vediamo qual è l'idea di Manfredi, perché dire semplicemente che la città era sbagliata, con quell'attività anche economica la città ha messo in campo tanto lavoro, tante energie e tanta vita. Eh sì, questo diciamo è certificato anche da l'indagine che riguarda Napoli. Google dice che Napoli è la città più cercata, il sito più cercato su quel portale. Un'ultima domanda. E questo sicuramente non è merito di Manfredi. come vedono i nostri ascoltatori. Ma forse, se posso dire, non è merito di nessuno. Dai, è Napoli. Merito dei napoletani, però esatto, mi consente di dire anche di chi ha trasformato una città che nel mondo veniva cliccata per i rifiuti ed essere cliccata per la sua bellezza, che non abbiamo creato nessuno di noi, però anche di una sua rinnovata
attività culturale e turistica. Questo è indiscutibile. Ed infine c'è la città metropolitana, cioè un'elezione di secondo livello. I nostri ascoltatori capiscono velocemente che si tratta di un'elezione in cui non sono coinvolti, ma sono coinvolti quelli che loro già hanno eletto, cioè i consiglieri delle varie aree di tutta l'intera provincia di Napoli. Spicca sui giornali, è spiccato in qualche maniera il volo, l'alleanza tra coloro che fanno riferimento un po', diciamo, alla cordata che ha portato Bassolino in consiglio comunale a Napoli e invece quelli che fanno riferimento alla Clemente e a Dema. Si è creata un'alleanza solo perché c'è l'elezione di città metropolitana, o insomma si vuole lanciare un cartello anti De Luca Manfredi o comunque di opposizione a questo? Ma in realtà è un po' più vasta e anche più interessante la cosa, perché c'è dentro il sindaco di Bacoli, diciamo, per esempio, no? Che comunque esprime un territorio completamente diverso. Anche il sindaco di Bacoli penso sia schierato con questa alleanza. Sì, è un'alleanza, diciamo, un'alleanza in questo momento elettorale con riferimento alla città metropolitana, l'ex provincia, dei non allineati. È un'operazione interessante perché mette insieme consiglieri comunali, sindaci, appunto amministratori che non sono allineati all'asse De Luca Manfredi e quindi vogliono portare innanzitutto la concretezza dei risultati degli anni passati, ma anche un coinvolgimento ancora più forte delle realtà territoriali che spesso dalla politica dei palazzi tipo De Luca Manfredi non vengono considerati. Io la trovo un'operazione politica interessante, importante, che è limitata alla città metropolitana, ma che se dovesse andar bene sicuramente darà degli spunti di riflessione anche per il futuro. Bene, allora naturalmente torneremo ad osservare questa sua attività politica e naturalmente, come abbiamo detto, scarica del peso istituzionale, ma a quanto sentiamo carica di voglia di essere, insomma, con due piedi nel lagone politico. Grazie all'ex sindaco di Napoli di essere grazie stato qui. Grazie a voi, buona giornata.